Mattia Marchetti, un 4-4, probabilmente un pareggio giusto, forse il rammarico è essere andati in vantaggio 4 volte e non aver vinto. Sì, pareggio, diciamo che è stato un risultato corretto, azioni da tutte e due le parti, sia per noi che per loro. Certo, dopo essere andati avanti 4 volte è brutto farsi recuperare. Comunque è un punto che qui su questo campo difficile, con comunque abbastanza tifo, è un punto importante per noi. Pareggio da cui ricominciate dopo la sconfitta della scorsa giornata di campionato, insomma potete ripartire da qui? Sì, possiamo partire benissimo da qui. Venerdì abbiamo un appuntamento contro il Veliterna, dopo abbiamo preso la sconfitta settimana scorsa, lì forse immeritatamente ci siamo dovuti rifare. A questo punto direi che va bene. Andrea Paterniani, 4 volte sotto, 4 volte avete recuperato, nel secondo tempo avete fatto anche qualcosina in più. È il più il rammarico per aver mancato la vittoria oppure l'orgoglio comunque di aver sempre tenuto in piedi la partita? Beh, l'orgoglio c'è sempre, la reazione c'è sempre, anche la scorsa partita hanno recuperato i ragazzi, io non c'ero, però hanno recuperato sempre da 3-4 gol di svantaggio e questo è sempre positivo, è un segnale sempre buono. Naturalmente nel momento in cui avevamo l'uomo in più dopo l'espulsione dovevamo sfruttare sicuramente la superiorità numerica, almeno in quei due minuti. Loro hanno difeso bene, per carità, un po' abbiamo perso tempo, non ci siamo organizzati bene. Tanto rammarico, però buona la reazione come sempre. La vittoria manca da un po' troppo tempo. Beh, finché insomma sono scontri diretti con squadre del livello loro, insomma, la vittoria è sempre tosta, bisogna sudarsela. Noi ce la mettiamo sempre tutta, sempre meglio non perdere, almeno quello.